Buongiorno ragazzi, eh, insieme a Calciopoli porteremo avanti anche, sempre con delle live condite da documentazioni, intercettazioni, eh, atti processuali e via discorrendo. Porteremo avanti anche il, proget il, pro il progetto Prisma. Progetto processo Prisma, che è una cosa molto recente, e quella per cui tutto è finito a Taraluce e Vino. Stamattina vi do una piccola chicca di quello e poi andremo a parlare con Effenberg eh, in attesa che cominci il mercato e possiamo parlare un po' di calcio, parleremo un po' della nazionale, lo sapete, qui si parla prettamente di calcio, invece che attaccarsi al fiasco del vino e dire fandonie, dire falsità come quello che si asciuga i capelli con i cartoni della pizza. Stamattina vi do una piccola chicca per chi parlava con i revisori, perché con i revisori, come dice il Corriere della Sera, ci parlavano loro. Non ci parlava l'Inter. Con i revisori ci parlavano loro. Il loro direttore finanziario parlava con i revisori per dire come li supercazzolo quelli della Consob. Erano loro che parlavano con i revisori. E sono talmente visci di alcuni giuventini, non tutti, che invece di ringraziarlo Gravina invece di fargli una statua d'oro lo vorrebbero fuori fuori loro non hanno abito e eh, se fanno fuori Gravina e cominciano veramente a far parlare come dice Moncalvo quel della Consob loro sono finiti sentite roba di un anno e mezzo fa eh, di due anni fa sentite cosa successe sentite Lex. L'ex Cda, signora Marilungo, la Marilungo, ve la ricordate, fece una deposizione davanti ai PM. Agnelli voleva approvare il bilancio ad ogni costo. Su Corriere della Sera e Repubblica, la deposizione davanti ai PM della dottoressa Marilungo. La dottoressa Marilungo dichiarò: era in ballo l'iscrizione al campionato. Capra! 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 era in ballo l'iscrizione al campionato capra mi sono dimessa perché mi sentivo in totale disagio su quell'era della sera la repubblica alcuni stralci della deposizione della dottoressa malilungo ex membro cda della juventus davanti al procuratore aggiunto marco gianoglio al pm Mario Bendoni e ai militari della Guardia di Finanza che eh, indagavano sui conti della Juventus, eh, una un'audizione durata otto ore. La dottoressa Marilungo è stata la prima a rassegnare le dimissioni il 25 novembre 2022, quindi nemmeno due anni fa, roba freschissima, eh, che ancora non è nemmeno scaduta questa roba vita, come freschissima, roba di un anno fa nemmeno. La decisione la stavo meditando, oh, ma eh, non era proprio nell'aria. A fronte dell'ultimo CDA, dichiara la dottoressa Marilungo. Dopo una notte insonne, mi sentivo totalmente a disagio, non riuscivo più a dormire. Questo perché i bilanci e i conti erano tutto a posto, come ti dice il signor Frantoio. La dottoressa Marelungo dichiara davanti a PM ci avevano comunicato a noi consiglieri indipendenti che Laurent Debro e Suzanne Awood avevano preannunciato a loro volta le dimissioni. Questa notizia fa scattare il timing delle mie decisioni e a sera mi faccio un pianto liberatorio. Un pianto liberatorio. Siccome i bilanci era tutto a posto, la dottoressa Marelungo si fa un bel pianto liberatorio. Ma perché la dottoressa eh, Marilungo si fa un pianto liberatorio. Nei giorni successivi continua l'ex eh, consigliera, ho continuato a ricevere mail di convocazione da parte della Juventus finché eh, il mio avvocato non ha chiamato i legali della Juventus dicendo loro se la Juventus eh, non rettifica questa cosa va subito in procura e denunciamo tutti la Marilungo parla della fretta della Juventus sul deposito del bilancio da parte del CTA la società di revisione Deloitte aveva espresso molte riserve la società di revisione Deloitte aveva espresso molte riserve capra 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 capra, capra! Se il consiglio la, la dottoressa Marilungo dichiara che, se il consiglio non avesse depositato il bilancio, non ci sarebbe potuta essere l'iscrizione al campionato. Capra la spada di Damocle che tutti ci rappresentavano era quella dell'iscrizione alle varie competizioni sportive. Capra, 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 ignorante. Capra, questa è solo una piccola cosina di quello che andremo a dire. Processo Prisma, qui parliamo del 20 novembre 2022, parliamo nemmeno di due anni fa. Gravina li ha salvati, loro stavano annegando a mare aperto. Gravina gli ha lanciato, una, una, gli, gli ha lanciato un tenderino gonfiabile per farli salvare e questi ce l'hanno anche con Gravina. Quelli che parlavano con i revisori dei conti per sistemare come posso supercazzolarli, siete voi. Quelli nei tribunali siete voi. Quelli che patteggiano, siete voi. Quelli che cominciano il campionato scorso con due squalificati, uno per doping e calcio scommesse siete voi. Siete voi. Capito Capra!